Nei miei primi video di Overwatch 2 ho detto qualcosa di molto particolare e ho detto che essenzialmente la mira all'interno di questo videogioco non è così importante. Ribadisco, non è così importante, perché se dovessimo vedere un player proprio come dovrebbe essere in Overwatch, si dovrebbe avere mira, dovrebbe avere riflessi, ma senza alcun dubbio una parte più grande, una maggioranza, ha a che fare con il teamwork, come gestisce le varie situazioni, come analizza, qual è la soluzione che trova, quanto conosce il videogioco. E molti mi hanno detto, sì, ragione Silver, però obiettivamente abbiamo bisogno di migliorare la nostra mira in Overwatch. Hai qualche consiglietto da darci, amico mio? Potrei dirti, vatti a vedere il video di come migliorare la mira all'interno di questo canale, sicuramente lo troverai molto dettagliato, con esercizi molto dettagliati, ma dato che si parla di Overwatch, io ho altri consigli da darti e da regalarti. La cosa importante è che accendi il videogioco e digiti il codice ed entriamo in una sessione molto particolare di Overwatch, una funzione che in pochi conoscono, ma che è molto simile a quella di Fortnite. Entra anche tu nel gioco, continua a vedere il video perché ti sto per raccontare un mondo fantastico dove ti potrai allenare in tutto quello che vuoi e inizierai a prendere mano con armi e vari tipi di gadget a disposizione dei nostri tantissimi eroi di Overwatch. Benvenuti su eSports. Molto bene, hai aperto il videogioco e allora stiamo già andando, diciamo, abbastanza. Stiamo già andando bene. Seconda cosa che devi fare è premere gioca. Altra questione è non buttarti a fare classificate competitive e non classificate. No, amici, come ho già detto e ho già spiegato ad alcuni di voi che sono venuti in live, a proposito, il mercoledì sera facciamo Overwatch in live, la cosa importante è quella di provare, sperimentare, guardare i propri replay, ok? Ma allo stesso tempo bisogna capire cosa il gioco ci permette di fare. Andare in un aim trainer non è così tanto utile, ok? Lo ribadisco, è utile per migliorare le competenze base della mira, ma allo stesso tempo poi abbiamo bisogno di un posto dove poterci allenare tranquillamente, in base al rinculo, alla ricarica, al crosshair e tante altre questioni varie ed eventuali all'interno di un videogioco, perché ogni videogioco è diverso, non tutti hanno la stessa mira, bisogna migliorarla ma soprattutto settarla. E allora come posso allenarmi con le varie armi presenti in Overwatch all'interno del titolo senza rompere le balle alle altre persone o senza fare malanni nei game delle altre persone? Continuiamo questa parte dicendo che esiste partite personalizzate. Partite personalizzate è fantastica, c'è davvero dentro un mondo, ok? Sicuramente ci faremo un piccolo video vario ed eventuali nella quale vi faccio vedere di come la community ha creato mappe e ha creato tantissimi codici con la quale potersi allenare. Il codice di quest'oggi si attiva andando su Crea, sopra di me, sopra la mia testina. Andate su Impostazioni, andate su Importa codice e digitate il codice 8, ehi Luca, 8M72A. È una mappa che, se avete avuto Overwatch, sicuramente riconoscerete immediatamente. Una volta fatto questo, tornerete indietro semplicemente di un livello, vedrete che ci sarà zona di addestramento e siamo perfetti, pronti ad avviarla. 3, 2, 1. Grazie. Iniziamo. E dopo qualche secondo di caricamento, finalmente potremo scegliere il nostro eroe. Nel mio caso specifico direi che gli attaccanti non fanno al caso mio, infatti gioco principalmente support al 97% del tempo, però considerando che dobbiamo imparare tutto, farò dei video dedicati eccetera eccetera su tutte le leggende, ho deciso quest'oggi di utilizzare una leggenda per questo video in particolare, che non utilizzo
mai ed è complicata da gestire, e cioè la nostra amica Tracer, che io mi ricordo tantissimo per il cosplay di Jessica Nigri. A parte questo, noterete immediatamente che la mappa nella quale siamo entrati ci darà la possibilità di utilizzare tutte le nostre leggende, anche se non sono state sbloccate. Ci darà la possibilità di utilizzare tutte le ultimate e tutte le abilità senza mai avere una limitazione. Questo sicuramente ci aiuta a comprendere come spara una leggenda. Vedete che poi non abbiamo il problema, ad esempio in questo caso e anche negli altri, di ricaricare, ma si può mettere come regola, e ci dà una mano ovviamente a poter entrare in game, sentire un attimino com'è la sense, entrare in opzioni, come ho detto nel video precedente, su quali sono le migliori, i migliori settaggi da tenere su Overwatch. Io vi ho parlato che ognuno deve trovare il suo perfetto. Qui i settaggi non dovrebbero essere trovati in game, devono essere trovati in un momento in nella quale siete tranquilli, carini e coccolosi. Bene, a posto. Ah, inoltre potete cambiare la leggenda ogni qualvolta volete. Una volta fatto questo, vi mostro questa fantastica mappa. Che cosa vi permette? Vi permette di allenarvi in tante questioni varie ed eventuali della mira. La mira non è solamente una questione del spara, 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 ma è anche un tracking, è anche una prevision, sono i micro movement, sono i flick, ok? Essi appunto vengono portati all'interno di questa mappa con alcuni esercizi. Il primo esercizio che troviamo è questa Tracer, la vedete? È qua davanti, un personaggio estremamente difficile da colpire, ed è per questo che per un abbetto come me questo è perfetto per fare del tracking. Quando vi avvicina, mentre lei spara, vi spiego come funziona la mappa. Ci sono questi pallini gialli. Questo pallino giallo ha a che fare appunto con questo esercizio. Una volta che siamo su di esso con la lettera T, nel mio caso specifico, ok, nel vostro non so quale sia, perché di default, se non vado errato, è l'H, avrete la possibilità di attivare esercizi vari ed eventuali. Appunto, in questo caso, avrete la possibilità di avere anche più nemici. Questo è molto importante per la questione che vi ho detto di qualche video fa, e cioè nel senso che molti di noi alle volte prendono, colpiscono questo, poi vedono questo, e 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 poi questo, e poi questo. Non sapete molto bene su come focussarvi il nemico. Bene, perfetto. Seguite solo una Tracer. Difficile, vero? Ma è esattamente questo a cui quello a cui servono questi esercizi. Altri esercizi molto interessanti che ho trovato è stato questo. Aspettate un secondo che mi carico, ok? Guardate, questa è la nostra Widowmaker, no? Che fa questi bellissimi salti. Ogni volta va a ripeterlo. Questo in qualche maniera vi aiuta a capire e allenarvi un pochetto meglio su quali sono i tempismi, su come si traccia, qual è il movimento che dovete fare per colpire i nemici con estrema mobilità. Appunto, qui è un esercizio molto particolare della Tracer su un solo piano. Questo è un altro esercizio che mostra una Widowmaker che si gestisce su un piano verticale, ok? Mentre, se non vado errato, questo è un Lucio, la nostra rana saltellante, che in uno spazio angusto e chiuso, vedete che è davvero una grandissima rotturina di scatole. Bene, appunto, anche questo può essere utile, ad esempio, questo spazio non solo per colpire, ok, gli obiettivi vari ed eventuali, ma anche per voi fare lo stesso esercizio che sta facendo Widowmaker, ok? Magari cercando anche di incanalare dei colpi, e questo vi aiuta a comprendere come si fa il rampino. Da questa parte invece può essere molto utile utilizzare il Lucio per appunto comprendere la sua abilità da
importante, da importante scalatore. Gli esercizi ovviamente, guys, non sono finiti qui. Oh, scusatemi, ho sbagliato. Ma c'è ad esempio questo. Ok? Ecco, questo è un esercizio con Genji. Genji è un avversario molto particolare che, come vedete, quando fa questa animazione mi rimbalza i colpi intorno. Bene, questo vi aiuta a comprendere qual è il momento migliore per colpire un determinato bersaglio. Ok? In questo caso è questo. Non adesso, questo. Non adesso, questo. Eccetera, eccetera, eccetera. Questo esercizio può essere riproposto anche con un'altra leggenda, che è la nostra Mei, ok? Nella quale vedete che lei va, entra sempre nella sua abilità, quella dove si va a curare, diventa un piccolo cubetto di ghiaccio. Questi esercizi vi aiutano a comprendere qual è il momento migliore per colpire, e inoltre a prendere confidenza anche con le varie abilità varie ed eventuali dei vostri avversari. Altri esercizi che potreste trovare all'interno di questa mappa e per poter comprendere meglio tutte le meccaniche del gioco, senza ombra di dubbio, è questo. Attivando questo avrete l'ho disattivato, scusate, avrete la possibilità di far comparire questo nemico volante. I nemici volanti, lo sapete, sono qualcosa che è presente nel videogioco. Dovete essere capaci di comprendere che con determinate tipi di leggende, eccetera, eccetera, o se no utilizzare leggende volanti, ok? Essi si devono muovere in determinate maniere, ok? Non essere troppo schematiche, non andare troppo lineare, altrimenti diventate dei bersagli facili, e quello ci aiuta a comprendere come colpire e come non essere colpiti. Da questa parte invece abbiamo il Reinhard, che, come vedete, utilizza un pattern molto particolare di attacchi. Ovviamente il tutto anche in posizioni relativamente difficili da evitare. Il suo colpo è frontale, dritto e diretto. Lo spazio a nostra disposizione è poco. Ed ecco che, appunto, affrontare un tank come lui, cercare di evitare i suoi colpi e cercare di colpirlo direttamente, vi aiuterà davvero tanto a comprendere che queste leggende bisogna sicuramente imparare a francarle. Oppure, se abbiamo determinate possibilità, cercare di utilizzare le nostre abilità nel momento giusto. Scusate, non mi ero accorto che mancava l'audio in game, ma poco cambia, ok? In sé per sé è più importante, senza ombra di dubbio, cercare di comprendere cosa fa ogni singola leggenda, cosa vuol dire ogni singolo puntino. In questo caso, questo esercizio, come avete visto, ha a che fare con Sombra. Andiamo avanti un pochetto più velocemente. Questo esercizio invece ha a che fare con Reaper, per cercare di comprendere i suoi tempi di passaggio e quando lui diventa invincibile. Come avrete capito, quindi, Overwatch ha al suo interno un enorme comparto nella quale noi possiamo esercitarci, possiamo resettarci, possiamo conoscere meglio i nostri personaggi, possiamo comprendere meglio le armi, il loro rinculo, come si muovono, eccetera, eccetera. Oppure, se no, andiamo con un'altra leggenda come Roadhog, nella quale è importante cercare di comprendere le abilità, qual è il tempismo con la quale, che ne so, prendere questa maledetta Tracer e poi magari sparargli, che sarebbe una cosa. Vieni qua. Vabbè, hanno anche più vita del previsto, per cui non li andate a shottare.
pochino. Utilizzare le ultimate per capire quanto fanno, quanto riuscite a tenerle, cosa hanno, quali sono i loro effetti, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, come stavo dicendo, Overwatch ha al suo interno tutto questo. È una camera di addestramento molto efficace, che vi permette tanti esercizi, come avete visto, alcuni di tempismo, altri di conoscenza, altri di sviluppo delle abilità, altri di mira, altri di gestione delle armi varie ed eventuali. E io sarò qui nei prossimi video a raccontarvi questo e molto altro, perché questa è una delle mappe migliori per imparare il gioco e allenarsi sulla mira in Overwatch 2. Ma credetemi, altre mappe importanti, alcune strampalate, altre invece divertenti, altre invece dedicate a esercizi specifici, sono presenti e io sarò qui a raccontarveli nei prossimi video. Mi raccomando, quindi, se il video vi è sembrato utile e ne volete altri, dovete lasciare un like e iscrivervi. E noi ci vediamo in un prossimo mega video. Ciao!